Siamo una realtà di 800 negozi. Quest'anno concludiamo lo sviluppo del brand Casanova. A fine anno arriveremo ad aver aperto in quest'anno 130 negozi ed è un'azienda da 400 milioni. È un piano di 500 aperture in 3 anni, se ricordo bene, vero? Sì, E ormai siete in l'abbiamo linea? raggiunto, ne mancano 70-80 che arriveranno di default per accordi presi. Tua offerta è oggettivamente un'offerta anche di convenienza, cioè un rapporto qualità-prezzo molto interessante, ma ti chiedo se quando i clienti o le clienti, a seconda un po' della categoria merceologica, poi accedono al negozio, quanto cercano l'uno e quanto invece sono capaci di cogliere il valore oltre al prezzo. Sicuramente la convenienza ancora oggi serve perché comunque la popolazione italiana è la seconda dopo la Germania che compra per comparazione. Quindi l'atto di fiducia che vede che costava 10, lo paga 5, oggi premia ancora e serve ancora. Però sempre di più è consapevole che c'è bisogno di qualità, di argomenti, contenuti che le facciano capire il valore del prodotto. Noi stiamo andando sempre di più verso dei negozi emozionali barra esperienziali Costa di più, parli. e cosa di più anche mantenerli, perché la manodopera interna in un momento in cui c'è un problema di manodopera di personale non è Quindi tu hai semplice. sviluppato un sacco di negozi più belli e con più personale. Teoricamente sì, praticamente in quest'ultimo anno con i vari rincari e tutto quello che c'è stato, tutti ci siamo detti qua, shopping experience, bei negozi, eh. Poi quando ti dicono che bisogna fare i tagli, la prima fonte che togli è il personale. Per noi l'online è un amico del negozio, perché tutto quello che i clienti comprano online quando facciamo promozioni, noi intercettiamo il CAP di riferimento e lo riconosciamo al negozio. Quindi è una metodologia dove il cliente, il negozio, non lo vede come un concorrente, ma lo vede come un alleato. Soprattutto, ci tenevo a dire, Paolo parlava di impegni di magazzino, noi abbiamo negozi di 100-130 metri quadri con 1400 referenze, però in magazzino atturate ne abbiamo 8000. Quindi usiamo molto il concetto dello scaffale infinito, perché adesso stiamo dotando tutti i negozi di un totem. Perché la gente proprio smanetta, gli piace andare lì un po' come al McDonald's quando vai e adesso ti servi da solo. E abbiamo negozi che su quella dinamica lì hanno un'incidenza anche del 6-7%. Vuoi dire qualcosa su D-Mail? Ecco, che magari è una cosa che non tutti sanno. È un marchio che abbiamo rilevato da Percassi il 1º ottobre. Adesso siamo partiti con i primi 12 negozi. Sono tutti ripensati anche nell'idea, non ci dobbiamo immaginare il D-Mail tradizionale, avete un progetto diverso. Assolutamente sì, è un progetto orientato molto al gadget, orientato anche a quel casalingo gadgettoso, non inteso solo come funzione, ma come prodotto estetico. Prima il bello, poi mi serve. Prima mi piace, poi mi serve. Anche perché oggi siamo tutti figli dei social. I social, la prima cosa che fanno è mettere un like. Quindi Me l'hai detto prima. dobbiamo condizionare anche noi la nostra immagine, la nostra offerta nel far sì che la prima pulsione che venga fuori è quella. D-Mail avrà uno sviluppo l'anno prossimo di una ventina di negozi, ma perché vogliamo prima sperimentare la formula e portarla a regime, e poi nei prossimi 3 anni arriveremo a 100 aperture. Il modello dell'affiliazione è un modo per competere? Sì, anche se secondo me oggi più che imprenditori ci sono investitori. E questo è un L'abbiamo problema visto, che no? dobbiamo andare a Spiegalo migliorare. meglio, spiegalo meglio. Ma l'imprenditore ha una cultura dell'azienda, non è un formatore, ma sempre insegnato che il negozio, l'attività è come un figlio. Tu se un figlio non guadagneresti mai. Cioè i guadagni ti servono per reinvestire. Mentre invece oggi molti usano l'azienda perché vogliono tutto subito. Quindi candidati che vengono a te, investitori che vengono a te dicendo hai un piano da 500 negozi, guarda io posso aprirne 5, metto i soldi, non è detto che sia il partner giusto. Non è detto che sia. Io quest'anno, perché mi sono occupato io dello sviluppo, più di 30 potenziali affiliati solidi, Avevano i garantiti, requisiti. sono stati respinti.
Molto contento della giornata, in quanto è stato un tavolo di confronto molto molto interessante. Tavoli come questo andrebbero fatti più volte, perché comunque durante l'anno ci sono vari cambiamenti, varie innovazioni di cui ci si può parlare e confrontare. Quindi è un'esperienza assolutamente da ripetere.